Sarebbe utile ricevere qualche consiglio pratico da seguire nella gestione quotidiana delle nostre finanze personali. Per cominciare, rifletti su quanto entra e quanto esce abitualmente dalla tua cassa di famiglia. Devi calcolare mese per mese le tue entrate, di qualsiasi origine, e le uscite, suddividendole per categoria. Se classifichiamo per categoria entrate e uscite, ridurremo il rischio di dimenticare le spese ordinarie che si ripetono con cadenza annuale o biannuale, il pagamento del bollo auto, ad esempio, quelle che ci hanno in qualche modo sorpreso l'anno scorso perché sopraggiungono con una frequenza ridotta. Un altro consiglio utile è quello di disaggregare le categorie di spesa più consistenti, così sarà più facile verificare su quali sottovoci agire per ridurle almeno in parte. Infine, non sottovalutiamo le spese voluttuarie. Un fumatore di solito considera solo il costo quotidiano di acquisto delle sigarette pari a circa 3 euro e perde di vista quanto spende complessivamente nel corso di un anno, pari a circa 1.100 euro. E il caffè al bar? Ricordiamoci sempre, almeno inizialmente, di registrare anche queste piccole uscite. Al termine dell'anno saremo più consapevoli di quanto ci costano queste spesucce. Indicazioni preziose, davvero! Non sembra così complicato, anche se richiede impegno. Bisogna lavorare per far entrare questi comportamenti in una routine, farli diventare una buona abitudine. Per aiutarti, individua un giorno fisso in cui dedicare del tempo all'aggiornamento degli elenchi delle entrate e delle uscite e al monitoraggio del bilancio. Prendi un appuntamento con il tuo benessere finanziario. Ricordati che se registriamo regolarmente le entrate e le uscite mensili, se monitoriamo periodicamente il bilancio familiare, potremo identificare e ridurre eventuali sprechi e gestire più efficacemente le nostre risorse. Se ho capito bene, se seguiamo queste indicazioni potremo realizzare i nostri obiettivi di consumo e di risparmio. Esatto, purché gli obiettivi siano credibili, cioè proporzionati alle nostre reali possibilità.